Ehi laggiù ormai, io sono Mazzetest e come potete vedere qui alle mie spalle, siamo qui con un gameplay di Imperator Rome, il nuovo GSG della Paradox che è un po' il seguito spirituale di Europa Universalis Rome, come se fosse Europa Universalis Rome 2, ma è cambiato abbastanza da quello che era Europa Universalis Rome e sono passati davvero tanti tanti anni. Posso mostrarvelo in anteprima, il gioco esce il 25, questa non è ancora una recensione, questo è giusto mostrare un attimo com'è il videogioco, quindi ci lanceremo insieme in un piccolo assaggio di campagna in cui vi mostro un attimo quello che è il gioco, se per caso qualcuno di voi già non conoscesse buona parte di quello che è stato mostrato dagli sviluppatori fino ad adesso. Allora, siamo pronti a partire e ci lanciamo con una nuova partita. Allora, intanto mi metto un attimino più piccino, tipo qua. Mi sembra decente. Allora, ho fatto per ora il tutorial che è consigliato fare con Roma. Direi che partiamo con una nuova partita, sempre single player. E vediamo un attimo che cos'è. Allora, di base ha preso molto da Europa Universalis, se conoscete già il titolo. E qualcosina dal Crusader Kings, da Hearts of Iron e da Victoria, ma Victoria un pochettino, Hearts of Iron diciamo poco o niente, sono un discorso di risorse, materie prime per la produzione delle unità militari, ecco, per il mantenimento delle unità militari. Allora, le nazioni che sono consigliate all'inizio, lo start, che è il 450 ad urbe condita, che appunto la datazione segue non gli anni dalla nascita di Cristo, ma quelli dalla fondazione di Roma, saremmo nel 304 a.C., unico start presente per ora. Come potete vedere c'è tantissima zona giocabile con un sacco di stati, la mappa arriva fino all'India. E ha presente comunque buona parte dell'Europa, se non questa parte qua che non è popolata ma è popolabile, sono tutte delle zone che hanno delle tribù e sono colonizzabili, come anche per questa parte qua, mentre il resto qua è terreno inattraversabile, come anche il Sahara e tutte queste zone qua. Diciamo, buona parte dell'Europa e del vicino Medio Oriente è giocabile. Le nazioni consigliate sono in assoluto Roma, che parte comunque in un'ottima posizione, quella del tutorial, perché parte alleata con questi quattro stati, con questi tre e con questo altro, e in più ha un territorio qua che è scollegato momentaneamente dai suoi perché ci sono i suoi vassalli accanto, e come primi obiettivi ci sono quelli assolutamente di picchiare i Sabini, i Sanniti, e di espandersi a nord e a sud anche contro gli Etruschi. Altra nazione consigliata all'inizio è l'Egitto, che non è difficile da giocare, ma è molto interessante per il fatto che per la costruzione delle navi in questo nuovo gioco è necessario utilizzare del legno, delle risorse di legno. L'Egitto manca parecchio di legno, come un po' era storicamente, nel senso che essendo vicino al deserto non aveva grande abbondanza di legname, se non nelle zone vicino al Nilo e un po' sulla costa. È comunque uno stato abbastanza forte con cui iniziare. Poi dopo c'è Cartagine, che ha una difficoltà normale. Cartagine si trova innanzitutto molto sparpagliata perché il territorio principale è questo, ma poi dopo ci sono delle compagini sia in Sicilia che in Sardegna, che nella penisola iberica e anche nella zona dell'attuale Marocco, come appunto storicamente era, ma ha dei forti alleati nella zona, un po' come era per Roma. La Macedonia, che è una media difficoltà anche questa come Cartagine, a differenza di Roma, come anche Cartagine e dell'Egitto, ha delle zone circostanti che non sono così tanto ricche come sono quelle di Roma, insomma, e ha difficoltà per la vicinanza con la Frigia e comunque con altri stati di media grandezza che possono dare filo da torcere all'inizio. I Seleucidi, che sono appunto questo regno, diciamo, formatosi dopo la morte di Alessandro Magno, che
abbastanza recente, e tutta la zona, diciamo più o meno, dell'impero persiano che collega verso l'India e verso la penisola turca, che comunque è abbastanza difficile da gestire perché si è schiacciati tra due grandi imperi che sono l'impero Maurya e l'impero della Frigia, e la Frigia è anche abbastanza difficile perché allo stesso modo è schiacciata tra Egitto, Seleucidi e Macedonia. Per cui riuscirà a gestire sarà, non credo sia la cosa più facile, però comunque è uno degli stati che possono essere consigliati lo start. Più comunque, come in tutti i giochi Paradox, è possibile selezionare uno qualsiasi di quegli altri stati e decidere di fare una partita con i danesi piuttosto che con gli eruli o con i bastarni, eccetera, eccetera. Detto questo, direi che per non perdere troppo tempo, Roma l'ho giocata un pochettino con il tutorial e penso che vedrete tantissimi gameplay di gente che inizia con Roma o con Cartagine. Direi che vorrei provare qualcosa di un pochettino più diverso, più interessante, magari con l'Egitto, per vedere uno start un pochettino differente. Allora, l'Egitto comunque ha un po' la possibilità di espandersi. Credo che uno degli obiettivi principali sarà quello di riuscire a prendersi parte del Mediterraneo prima che qualcun altro se lo prenda per conto nostro. E niente, allora, difficoltà mettiamo normale, non mettiamo in Iron Man perché non so ancora la stabilità della partita e no, metterei comunque i generi standard per i regnanti. Partiamo. Allora, 18 anni fa, Re Alessandro è morto all'età di 32 anni. Negli ultimi anni precedenti alla sua morte ha avuto dei successi militari. Dall'Egitto all'Indo. Ok, ma adesso siamo dopo la morte di Alessandro Magno, quindi si è tutto spezzettato. Adesso siamo uno dei successori di Alessandro Magno, uno dei diadochi che adesso gestisce l'Egitto. E gli diadochi sono continuamente in guerra tra di loro per vedere chi riuscirà a riunire l'impero di Alessandro Magno. Spoiler, nessuno lo riunirà mai. Allora, vediamo intanto, voglio vedere un attimo la mappa politica. Allora, noi siamo qui in color deserto, molto triste. Abbiamo qua accanto la Cirenaica. Questa è la politica. Perché me la fa vedere con due colori diversi qua? Forse per quelli vicino al deserto li colora più chiari. Io che sono praticamente tutto deserto. Allora, intanto andiamo a vedere il Simple Terrain. Vorrei un attimo vedere quanto effettivamente non ho la possibilità di creare delle triremi. Ok. Non c'è neanche una provincia che mi permette di produrre triremi perché non ho legno. Non ho legno. Ok, quindi allora, la prima cosa vorrei andare a vedere dove possiamo andare a trovare magari come trade good del legname. Allora, nel gioco è molto importante una delle... Cioè, il commercio è gestito principalmente tramite rotte commerciali. Le rotte commerciali passano attraverso delle province, che sono queste qua che potete vedere. Io attualmente ho queste province, detengo il controllo di Marmarica, Libya, Ammon, Western Delta, Central Delta, Eastern Delta, Sinai, un pezzo di Filistia, o forse tutta. Un pezzo di Filistia, perché ci sono alcuni pezzi che sono nell'altro stato. Sinai, Septamonomi, Sparva, insomma, eccetera, eccetera. Le province che sono poi unite, un po' come fosse alla maniera di Crusader Kings, sotto delle regioni, che sono molto più grandi e hanno dei governatori. Allora, c'è la regione della Cirenaica, la regione del Basso Egitto, la regione dell'Alto Egitto. No, della Nubia e dell'Alto Egitto. Ok, io ho anche un pezzo di Alto Egitto, non vedo quale. Ah no, la Nubia è questa, ok. Ho un pezzo di Nubia, tutto questo è Alto Egitto, ok, ha senso. E Palestina ho anche un pezzettino, perché come vedete questa provincia qua, la provincia della Filistia, è già una provincia della regione della Palestina.
Oh, comunque, come dicevo, ognuna di queste province ha una possibilità di avere delle rotte commerciali. Andiamo a vedere un attimo nell'overview della nostra nazione. Allora, trade route, come vedete, la maggior parte delle mie province non può avere delle rotte commerciali. Ho il Western Delta, che è questa zona qua, che ha tre rotte commerciali possibili, di cui due sono già attive. Importiamo metallo da trogloditica e coloranti da cartagine. In più abbiamo una rotta commerciale ancora non attivata nella regione della Filistia e una regione non attiva, cioè un commercio non attivato nella regione della Trogloditica. Che dov'è questa Trogloditica? È giù, immagino, perché non l'ho letta prima. Trogloditica. Ok, questa regione qua, che anche lei ha la possibilità di avere una rotta commerciale. Allora, io andrei soprattutto, cioè, adesso all'inizio, perché proprio ne avremo bisogno molto prepotentemente, nella regione di Western Delta, cercando di importare del legname, perché ne abbiamo bisogno fondamentalmente per creare delle navi, altrimenti non è possibile crearle. Com'è che abbiamo bisogno del ferro per la fanteria pesante e cavalli per i cavalieri, insomma. Più, vabbè, gli elefanti per le truppe sopra gli elefanti e altre cose. Infatti, risorse strategiche, come potete vedere, il ferro sblocca la fanteria pesante. Gli elefanti da guerra, i cavalli sbloccano light cavalry e anche la fanteria, cioè i cavalieri pesanti. I cavalli delle steppe invece permettono gli arcieri a cavallo. I cammelli non so effettivamente, forse ci sono delle truppe a cammello. E il legno invece permette le trime. Ah, ok, camel cavalry. Questo horse archers, heavy cavalry e light cavalry, c'è scritto su in alto. Allora, io ho bisogno di importare del legno, perché è assolutamente importante. Lo vediamo qualche stato con cui probabilmente non andremo in guerra presto. Perché allora, la Frigia potrebbe essere un nostro prossimo nemico e ho bisogno di qualcuno che mi dia costantemente del legno. Se andiamo in guerra con qualcuno, uno, è molto più difficile finirci in guerra perché sarebbe una situazione complicata, due, comunque ci crea una situazione complicata dopo. Questi chi sono? Odrisia? Chi è l'Odrisia? Scusatemi tanto, Odrisia. Ok, sono lassù. Direi che per un po' dovrebbero stare tranquilli con noi. Non credo che dovremmo avere presto a che fare. Diotonia? Dov'è la Diotonia? Boh. L'impero Seleucide? No. Direi di no. La Cappadocia? Ah, ma la Dalmazia è qui. Delmazia, ma aveva detto che erano i Diotonia. Boh, vabbè, comunque, direi che con Odrisia dovremmo stare tranquilli, dalla Tracia. Ok, ci costa 25 punti civici. E ci darà comunque 0,22 di guadagno ogni mese, oltre al fatto di poter costruire finalmente le navi. Allora, oltre a questo, poter costruire le navi, voglio vedere un attimo come si è messi a ferro. Possiamo creare dei fanti pesanti? No. Che non è una buona cosa. Allora, truppe a cammello, sì. Arcieri, non c'è problema. Carri, no? Ma neanche i romani possono. Neanche. Abbiamo neanche cavalli. No, né delle steppe né standard. Possiamo solo fare. Ma non abbiamo neanche elefanti. No. Adesso possiamo fare delle triremi. Per fortuna credo che le andremo a fare adesso prima di che ci venga tolta la fornitura. Anche se in realtà abbiamo davvero pochi soldi, però una decina le dovrei fare adesso. 10 sono 200, vabbè. Avremo bisogno di ferro.
perché altrimenti siamo solo con fanteria leggera e truppe a cammello. Che per carità potrebbero esserci utili per picchiare quelli a sud. A sud abbiamo Selkis. Vediamo un attimo come diplomazia, come siamo messi. Allora abbiamo... Non è controllato da noi, però questo c'è alleato in un qualche modo, scusate. Allora, non ho creato per sbaglio un cavallo, no, un cammello. Ok, sono uno stato tributario. Questo, quindi potremo in futuro annetterlo, però gli altri... Allora, abbiamo delle... Sì, beh, queste sono le rotte commerciali che abbiamo al momento. Sarei curioso di vedere però se abbiamo delle zone con delle risorse. Qui nei dintorni, trade goods, cosa abbiamo qua? Metalli preziosi che comunque non mi servono al momento. Non c'è, non c'era la mappa quella, culture, religion, province, population, diplomacy, trade route, ma... No. Supply, no. Opinion, unrest. Earthenware, horses. Producono cavalli qua? Sì. Che già sarebbe qualcosa di interessante. Ma no, forse della cosa delle regioni ci conviene di più vedere... No, non mostra un Kaiser. Qua hanno degli elefanti che possono essere utili per le truppe su elefante. Però io avrei bisogno di province con il ferro. Non so dove Kaiser trovare. Vediamo con importare. Allora, chi è che avevamo visto che come regione aveva forse delle trade route libere? Allora, Filistia. Vediamo un attimo. Se io chiedessi di importare del ferro, dove posso importarlo? Dai Seleucidi, dalla Frigia o dai Macedoni? Cribbio, solo loro hanno il ferro. Isole dell'Egeo. Nesiotic League, dov'è che sono? Oh! Ah, però sono sotto la Frigia. Peccato perché sennò sarebbe stata proprio un'ottima conquista quella per del ferro. E invece dicevamo allora niente Nesiotic League, questi sono Iberia, però Iberia persiana, Roma no, direi di no, la Carnia è tutta un'altra parte, Cartagine in Sardegna oppure in Puglia, no Apulia, non è la Puglia. A Puglia no, direi che proprio no. L'altro che abbiamo visto però era Liberia... Liberia persiana, cos'è che era? Ok, è là comunque. Porca miseria, direi che siamo abbastanza bloccati. Avremo bisogno di Nasso. Presto. Che però è sotto la Frigia. Una volta che picchieremo la Frigia non avremo più bisogno di tutto quel ferro. Mannaggia, come risorse non siamo messi così bene. Direi che uno dei primi obiettivi è quello di andare a picchiare qua sotto la Blemmania, la Blemmia, per prenderci gli elefanti. E non avremo della fanteria pesante. Dobbiamo importare del ferro da qualche parte intanto. Oh, abbiamo visto come trade route abbiamo qua. Importiamo del ferro qua, così sono vicini. Va bene, dai. Così se non altro adesso possiamo creare qualche truppa. Allora, i nostri eserciti quali sono? 3.000
30.000 uomini qua che come sono? Sono 10.000 arcieri, 10.000 cavalieri leggeri, 10.000 di fanteria leggera. E ci va bene, però non possiamo poi fare altro. Ah, una cosa che voglio vedere un attimo qua. Allora, il governo, com'è il discorso? Ah, qua abbiamo una monarchia aristocratica, per cui abbiamo comunque dei consiglieri che ci danno comunque dei bonus. E abbiamo quattro successori possibili, che sono comunque tutti della stessa fazione. Perché invece a Roma ci sono tutte le fazioni differenti. Legittimità. Allora, la prossima sarebbe più bassa. Ok, mentre invece dal punto di vista della religione, ok. Essendo comunque una religione ellenistica, se non sbaglio, qui. No. No, una religione chemetica. Però comunque c'ha gli stessi dei greci. Allora, direi che all'inizio, visto che probabilmente avremo un po' bisogno di. Ah no, la nostra religione di base è ellenica. Ma solo l'8% della popolazione è di fede ellenica. Oddio, questo potrebbe crearci un po' di problemi. Perché solo le zone più ricche, diciamo, quelle colonizzate più prepotentemente dagli alessandrini, hanno una fede che è comunque ellenica. Ok, vedremo un po' che cosa fare anche con questo discorso qua. E qua cosa abbiamo allora? Vabbè, Nation Overview va bene. Ah, ecco, vediamo. Cultura nilotica all'81%, ellenistica all'8% e levantina all'8%. Religione quasi tutti chemetici, poi ci sono degli ellenistici, degli ebrei, degli arabi, che poi arabi non sono arabi, i cananiti. Uomini liberi, vabbè, questa è una divisione abbastanza. Abbiamo tanti schiavi, a differenza di Roma, abbiamo tanti schiavi qua. Tecnologia, vediamo. Ok, queste sono tutte le possibili opzioni da sbloccare. Poi man mano che andiamo avanti ci danno dei bonus mica da ridere. Decisione cosa possiamo fare? Possiamo cambiare governo oppure possiamo costruire. Ah, riunire l'impero di Alessandro, molto bello. Però di cosa avremo bisogno? Di una marea di cose. Di territori un po' ovunque. Eh sì, abbiamo bisogno di zone qua, zone qua, zone qua. Anche fin qua. Sarà una roba mica da poco. Però può essere un bell'obiettivo sul lungo andare. Oppure costruire il faro di Alessandria. Pharos. Ma è quello di Alessandria, me lo confermi? Sì, lo costruisce qua, che credo sia infatti Alessandria. Commercio, come siamo messi? Esportiamo del grano e dei metalli preziosi. Personaggi, qua c'è ci sono tutti i personaggi che possiamo cercare, contatto di famiglia, un po' la Crusader Kings. E alla fine qua abbiamo dei mercenari che sono un po' quelli che sono qui presenti. Come potete vedere, questi qua non sono mie truppe, sono tutti dei mercenari. Probabilmente potremmo andare a abusarne un po' all'inizio, perché come potete vedere ci sono anche delle fanterie pesanti e dei cavalieri. E non sarebbero male come discorso nelle prime guerre. Soprattutto magari contro la Cirenaica. Scusate, voglio solo vedere. Cartagine con chi è alleato? Ok, anche con la Tripolitania. Quindi qua abbiamo giusto la Cirenaica in cui possiamo espanderci e giù a sud. In questa zona comunque sul Mar Rosso. Bene, ma direi che per questo video è tutto. Non abbiamo iniziato praticamente nulla, non abbiamo neanche tolto la pausa, ma salviamo in cloud. Tra l'altro poi ci sono già alcuni achievement che potremo fare, ma adesso non li sblocco ancora perché il gioco non è ancora uscito. Usciamo. E niente, io vi ringrazio per la visione.
Vi auguro una buona giornata, una buona serata. Spero che siete interessati. Probabilmente se riuscirò, mostrerò ancora degli altri pezzetti di questo gameplay di Imperator Rome. Un gioco che comunque è nuovo e interessante. Non posso dire nulla. Ciao a tutti.